Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento col benessere visivo. Oggi parliamo di come proteggere i nostri occhi dalle radiazioni UV. Il sole, si sa, è la principale sorgente delle radiazioni che raggiungono l'occhio umano e lo spettro solare si divide in diverse categorie, come i raggi di tipo A e i raggi di tipo B. Per alcuni processi biologici la radiazione ultravioletta è molto importante, ma non lo è per il corpo umano e in particolare non lo è per i nostri occhi. La radiazione solare ultravioletta che arriva sulla superficie terrestre è costituita dal 95% di raggi di tipo A e per il 5% da radiazioni di tipo B. L'esposizione ai raggi di tipo A, per esempio, determina l'abbronzatura della pelle, mentre la radiazione UVB influisce in modo essenziale nei processi biologici, ma viene in gran parte assorbita dall'ozono atmosferico. Una parte di queste radiazioni essenziali per sintetizzare la vitamina D che è necessaria alla salute dell'uomo, ma un'esposizione acuta o cronica può provocare danni permanenti agli occhi e alla vista, che possono presentarsi anche con disturbi a breve termine, quali possono essere degli ammiccamenti, come i tic, o delle irritazioni, o gonfiore, o anche difficoltà nel fissare una luce molto intensa. L'occhio umano è protetto dalla radiazione ambientale dalle sopracciglia e dalle palpebre. Questo però significa che circa il 5% della radiazione ultravioletta raggiunge l'occhio non protetto. E anche attraverso sorgenti indirette si hanno esposizioni ai raggi UV, come per esempio possono essere delle superfici riflettenti come l'acqua o la neve, e anche quando è nuvoloso siamo soggetti alle radiazioni UV. L'esposizione oculare a questi raggi ultravioletti potrebbe essere notevolmente ridotta utilizzando degli occhiali da sole. Ma di questo parleremo nel prossimo appuntamento col benessere visivo.